Fatti da qui, faccio vedere al centro. È la stessa cosa. Allora, io più che ringraziare tutti, non potrei altro, però vorrei dire che artista io in pratica sono nato, ho iniziato a 16 anni, cioè non sono diventato mentre facevo il medico, e quindi ho iniziato con delle basi lontane, ho fatto varie scuole, vari maestri, anche se per poco tempo ognuno. Poi ho dovuto desistere, infatti io la prima mostra qui a Salerno l'ho fatta nel 72 a pochi metri da qui, nella Camera di Commercio, nella sede storica. Allora c'era l'onorevole Scallato, c'era Gaspare Russo come sindaco, e vennero entrambi che inaugurarono questa mostra. Allora avevo 22 anni, sono passati quasi 50 anni e siamo a 100 metri un po' avanti. E quindi è chiaro che facendo il medico e anche tutto quello che poi ho fatto, ho dovuto un po' allentare quello che era la mia attività nell'arte, anche se poi l'ho coltivata sempre. Facendo poi il chirurgo estetico, nella scultura sono passato dai tessuti umani alla creta o al bronzo, però la fisionomia è rimasta quella. Oggi sono a tempo pieno nell'arte, io a volte finisco, non vi nascondo, anche alle 2 di notte per dipingere con i miei ascensori fino in alto. E quindi è questo che voglio dire, bisogna diciamo, coltivare un po' nel tempo l'arte e poi semmai lasciare sopita una cosa e iniziare un'altra oppure viceversa. Io sono chiamato il medico artista perché facevo il medico e facevo l'artista insieme, e questo medico artista mi continua a suonare nelle orecchie dovunque, sui giornali, su chi mi parla, però oggi credo di essere solamente artista. Lasciamo stare tutto quello che ho fatto che appartiene al passato. Io ancora ringrazio tutti quelli che hanno parlato bene di me, forse indegnamente, e vorrei alla fine dare un piccolo pensiero che ho fatto sia per i relatori, sia per qualche persona che stimo, non perché non stimi gli altri, ma io stimo tutti, però che hanno contribuito nell'arte qui a Salerno e anche nella scienza in questi ultimi anni. E quindi...